microfono, grazie. C'è un filmato che va in qualche modo a chiudere degnamente questa serata. È un filmato di questa Lazio del 1974 che ci ha fatto sognare, che ci ha fatto piangere, che ci ha fatto ridere. Una Lazio benedetta e maledetta al tempo stesso. E quella Lazio aveva una grande anima e un grande cuore e ha smesso di battere poco tempo fa. Ma domani è ancora Giorgio, all the mistakes we made must be faced today. It's not easy now knowing where to start while the world we love. Ha dato un rigore che non c'era. No.
No, no, non è vero, c'era come rigore. Mai sarebbe caduto in prescrizione. Senza dubbio, senza dubbio. Pino, l'abbiamo aperta noi, adesso la finisci tu. La finisci tu con i tuoi ragazzi. È troppo difficile perché una serata del genere, devo dire la verità, non la sarei mai aspettata. E con la rappresentanza di tutti, di tutte le categorie, istituzioni, gente dello spettacolo, della comunicazione, la tifoseria. E quindi devo dire soprattutto grazie ai miei compagni di squadra, perché è difficile spiegarlo. Quando si sta insieme, quando esco con loro, quando cammino con loro, quando vado a cena con loro, mi sembra di stare in una botte di ferro, mi dà una sicurezza incredibile. Ed è proprio vero che se c'è stato un risultato del genere, perché al di là di tutti i pettegolezzi che venivano fuori durante la settimana, segno che alla base c'era veramente la stima, l'affetto, ma soprattutto l'amicizia tra noi, che è la cosa più bella. In tutto questo voglio chiudere ringraziando un po' tutti quanti, e devo ringraziare i miei compagni, ma non avevo dubbi sulla loro presenza, ma devo dire grazie soprattutto al capitano attuale della Lazio, che è Luca Rosetti. E i ragazzi, gli allievi consegnano un premio a Ledesma. Devo dire che faccio dire a Cristian, credo che lui abbia portato qualcosa qui che servirà sicuramente alla causa di Sor Paola, di Piccoli Passi e del Policlinico. Buonasera a tutti. Cioè, essere qui con la storia della Lazio, posso dire che sono molto emozionato, orgoglioso di essere qui con loro che hanno fatto la storia di questa società. Essere qui per dare una mano, per una cosa benefica, essere qui con la gente laziale e con tante persone che sicuramente ogni giorno per me sono importantissimi, perché come ho detto l'altra volta mia moglie, parlando l'altra volta con mia moglie, con gli amici, dicevo che per me i tifosi della Lazio sono un libro di storia di questa società, perché ogni giorno, grazie ai loro racconti, mi insegnano cosa vuol dire vestire questa maglia. Quindi il grazie lo devo io, grazie a parte del premio, grazie dell'invito a Pino, che mi ha fatto molto piacere essere qui. Grazie alla terra. Pino, bravo. Grazie, capitano. E permettetemi di ringraziare tutti, il nostro amico Franco Mazzino, ma io ringrazio Elisabetta e Tiberio, sì, veramente, per la... Grazie a voi per aver invitato. E i ragazzi della Curva 9. Ovviamente, sono perfettamente. Grazie. Forza Lazio, sempre contro, ma sempre Lazio. Un grande applauso.